Questo programma è offerto da Macelleria Il Gusto delle Carni, Macelleria Gastronomia, Carni locali, nazionali d'estere, porchetta, Angus uruguaiano, salumi di produzione propria, stinchi arrosto, cibi pronti a cuocere, freschi o congelati. Grigliate cotte e verdure cotte da asporto, preparati per cilici freschi o congelati di produzione propria. Banchetti e servizi a domicilio. Da noi inoltre troverete enoteca, latticini, pane casareccio, frutta e verdura. Il Gusto delle Carni, la qualità dei prodotti è la nostra forza. Ci trovi in Contrada Savutano, via Mascagni 23, Lamezia Terme. Telefono 0968 43 90 32. Teca SRL, caldaia Daikin, ibrida 33 kW, valida per l'accesso al super bonus del 110%, 5.200 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec pure, 24 kW, 750 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec Intro, 28 kW a 700 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec Intro, 24 kW, 630 euro. Caldaia Sime, unica Revolution, 23 kW, perfetto per sostituire in canna fumaria comune, 1.220 euro. Caldaia Daikin, a condensazione, 33 kW, 1.245 euro. Teca SRL, ci trovi in via delle Terme 150, Lamezia Terme, San Biase, via Molino Hilton 47, Laurignano di Pignano Cosenza, prossima apertura via Alfieri, Rende, vicino supermercato Conad. L'agenzia Meraglia Immobiliare e Meraglia Assicurazione operano nel settore immobiliare e assicurativo per soddisfare le esigenze della propria clientela. Meraglia Immobiliare offre una valutazione immobiliare gratuita, compravendita, locazioni, ricerca ed acquisizioni immobili, consulenza finanziaria, mutui, cessione del quinto, prestiti personali, leasing e tanto altro. Nel settore assicurativo offre RC Auto Moto Camion, professionali, infortuni, abitazione, noleggio lungo termine. Meraglia Assicurazioni, Meraglia Immobiliare, via Enrico Fermi 13, Lamezia Terme. Di mamma mia, tengo sti tappini, quello infradito, che mi danno, ecco qua, si è infilato, la vecchiaia. Vabbè, Albino. Si è infilato. Come si sci, come stamattina, ti ho visto, col capello sconvolto. Ma non lo so, cioè, capisco, ma che è successo? Ma me le devo tagliare. Me le devo tagliare. E c'è bisogno di Gigito Gelo. Buongiorno a tutti. Buongiorno Italia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Maria. Buongiorno Lamezia. Gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Lamezia. Lamezia bella, Lamezia tova, Lamezia chic. Lamezia gioiosa. Lamezia gioiosa, Lamezia violentata, Lamezia vituperata, Lamezia che rimane comunque bella, una città bella. Allora, oggi ne abbiamo due. Quindi, 2 settembre. Bene, ieri giornata. C'è stata l'apertura delle scuole in parecchi istituti in Italia. C'è ancora un po' di maretta riguardo a su Covid, Green Pass per i docenti, per il personale, quindi collaboratori scolastici, eccetera, quindi è ancora un casotto, eccetera. Certo è che l'Italia è un paese furbo del governo, Non hanno reso obbligatorio il Green Pass perché magari si viola qualche articolo della Costituzione, però l'hanno hanno reso la vita difficile a tutti e quindi costringono, come vedete, costringono ognuno di noi a dotarsi del Green Pass. Se no non può fare nulla, non può fare, cioè mi riferisco a cose importanti. Io per esempio stamattina devo andare a, sarò presente a questi corsi per i famosi crediti formativi per i giornalisti e quindi c'è bisogno del Green Pass.
praticamente, sì, la tessera di giornalista, sì, però su un tenore in passa, passa domani. Non c'è niente da fare. Sono sei crediti, eh? Non c'è niente da fare, ci vuole. Ci vuole. E quindi in un certo senso hanno aggirato l'ostacolo, capito che ti voglio dire? Allora, signori miei, io intanto auguri a Giovanni, che ha detto telefono nuovo. Auguri, generalmente. E che cazzo. È vero che lo scarparo delle scarpe rotte, lo sarto delle pantaloni rotti, che lo dato la sera tiene sempre cose rotte. Microfono rotto, batterie che ci mancano. Sì, in effetti. Tony, leggiamo un pochino. C'è stato un piccolo tsunami, dove? Dobbiamo salutare, ne salutano. Ti chiedo scusa. Donino Cataldo, buongiorno. La posso dire una cosa, Alberto? Vuoi leggere? E leggi come cazzo si deve. È un editore. Un te Cataldo. Scusa. Cataldo. Che cazzo. Buongiorno Cataldo. Cominci. Buongiorno Tonino, Albino e Giovanni. Ecco. Poi, che dici che niente? No, che c'era un altro saluto. C'era un altro saluto, c'era. Posso fare questa vita. Mo' secondo lui, cazzo. Claudio Sabatini. Buongiorno Tonino e Albino. Ma meglio. Meglio va in brutto. Ma caccia il saluto tuo, però. L'orgasmo va a sordi, e vabbè, l'hanno io. Albino, ma ciao Albino, sei il più bello, io. Ma io li ascolto, dobbiamo salutare. Dobbiamo ringraziare. Ah, sì, ci ascolto. Per l'amor di Dio, tutti quelli che... Quando ne penso, qui allora, no, che cazzo c'è? Allora, Antonietta, buongiorno. Buongiorno, Antonietta. Antonietta d'amico. Poi Pasquale De Sangue. Pasquale De Sangue non manca mai. Claudio Sabatini, come hai detto, poi c'è Angela Scaramuzzino, sempre presente. Sta guardando signora, in diretta. La signora Scaramuzzino, sempre presente. Sempre presente. Poi c'è Tonino Cataldo, Antonio Spera. Andò, che l'ambasciata, ti raccomando. Buongiorno signore. Insomma, buongiorno signore. Va. Signore. Ha detto buongiorno signore. Questo non l'ho capito, spiegami. Buongiorno signore. Sì. Mi vedessero lo signore Lucino. Un ripotere, gente, ma sei proprio. Buongiorno signore. Non ti dico lo quello. Ringrazio, ci mancherebbe quello, Antonio. Non ti dico quello che ho Antonio pensato. Spena, lo ringrazio. Ti stavi liberando una parola che ti ho fin di sicuro. Saluto come buongiorno signore. Io sono un signore, tu non so chi cazzo sei. Io sono un signore. No, io sono, allora. Io sono un cristiano. Bacaca, va. Poi Enzo Cittadino, Pino Miscimarda, ciao Pino. Ciao Pino, bene, Pino. Avrei bene. Bisogno di un furgone. C'è una macchina automatica, mi ha detto, vabbè, quando ti serve la macchina non ti preoccupare che te la do subito, automatica. Antò, ti raccomando, mi riferisco a Antonio Di Spena, ti raccomando Antò. Antonio Di Spena. Marca Street, perché l'ambasciata là. Ti raccomando. Vabbè, ci divertiamo perché abbiamo... Dobbiamo dare giustamente al bilancio, dite una cosa. Come no? Bisogna dare soddisfazione anche a chi interagisce. Perché ascoltano, no? Non mi sentono. Quando noi salutiamo. Eccomi. Allora, che bua, che boh. Ci hai detto no, perché ne ascoltano, non ne ascoltano. Certo, no, non ti ascoltano. Come non ascoltano? Mi interessa. Ai, mamma mia. Stamattina il pensiero... Non andate al pronto soccorso in Calabria. Che... Vi raccomando. Non andate. Questa è una comunicazione di servizio. Non andate nei pronto soccorso della Calabria. Che c'è senza medici. Che senza medici. Dai, cioè, ma praticamente dico. Ma io non lo so. Ma un bindipardo. Ma non lo so io. Ma come cazzo si fa? Ma dire a me non è incazzato, non si incazza. In Calabria il soccorso si fa senza... Ma è possibile leggere queste cose? In Calabria il soccorso si fa senza i medici. E chi ne c'è là? Un manovale, un elettricista. Chi ne c'è? Un pittore? Chi c'è? Ma significa qualcosa, Tony, tu che sei una persona intelligente. Grazie. In Calabria il soccorso si fa senza medici, ma c'è qualche motivo, qualche cosa si deve spiegare, no? Vabbè, se tu si legge qualcosa, ti dica la verità.
non vedi tutto l'articolo, caccio mi indumento, però c'è questa mancata, certo, da tempo stiamo registrando, certo, questa mancata assunzione di medici, ma c'è e dirigenti medici. Ce n'è tanti, vedi, ragazzi, castigliato medici. Vedi qua. Prendeteli. Vedi qua. Ti mancano 3 ad Acri, 2 a Lungro, 1 a Preiammari, 1 ad Amantea, 1 a Lunical, 1 a San Marco Argentano, 1 a Cariati, 1 a Trebisaccio, 1 a Corigliano, 1 a San Giovanni in Fiore. Capito? Mancano nell'organico. E dato che vogliono fare su cazzo di concorso, perché? Perché non vogliono fare il concorso, Albino? Perché non lo vogliono fare il concorso? Perché non Albino, perché non vogliono fare il concorso? I soldi, i soldi. Un sacco di mani pagare a Chiesa, che la tega. Le nitine tutti quanti a bagnomaria, in ginocchio, tutti in ginocchio. In ginocchio, sì. Ah, sai chi tu sei? Perché ci sono le lezioni. Ah, ci sono le lezioni. Hai capito? Quando arriva, allora te ne a bagnomaria. A bagnomaria. Tu non ti preoccupare, che amavio io. Che il lato? Non ti preoccupare, che amavio io. Dottor, allora che cazzo stai a fare io? Così, a capire. Non mi sei preoccupare. Stai tranquillo. Fate schifo. Ma sette cuscini, come hai dormito io. Io ho notato che Lino, Lino Polimeni, che saluto, sta facendo una, sta facendo anch'esso un casino, una guerra contro la regione, contro i rappresentanti politici. Ieri ha snocciolato tutte le bande, le consorterie criminali che sono e agiscono sul territorio calabrese. Pensate un po', pensate un po'. Ci sono 200 bande, le possiamo definire bande, e 80.000 uomini. L'Andrangheta può contare su 80.000 effettivi, però è chiaro che l'Andrangheta SPA, società per azioni, può contare su politici, su dirigenti, su pezzi importanti della burocrazia. Come un denescino, come un denescino. Io dico a Roberto Chiuto, Robè, come un denescino. Amalia, Bruni, Amà, come un denescino. Non c'è niente. De Magistris, come un denescino. Tanzi, come un denescino. Non prendete per i fondelli calabresi. Non li prendete, cioè guardate, non ci dovete più prendere per il culo, non è possibile ascoltare tutti che li dicono, chi la canta, chi la cosa, bla 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 bla, che sento un giorno sui social, che vi lasciate andare, agimuchillo, questo qua, quello là, mamma mia, non ne possiamo più, chiaramente. Io piango i guaglioni, cari amici, cari candidati, io piango i giovani, piango i miei figli, i miei nipoti. È vero. Perché purtroppo hanno un futuro quanto mai incerto. Mi capite? Vabbè, io non credo in una vostra conversione. Io non ci credo. Non ci credo che improvvisamente un presidente della regione possa fare una battaglia per abbattere quello che resta di questa 'ndrangheta SPA, di allontanare i burocrati infedeli dal palazzo della regione. Perché ci sono anche questi che io conosco, domazzi di carte, e rendono la vita degli imprenditori e della gente comune difficile, se non impossibile. Ecco perché non ne possiamo più, ma noi grideremo sempre. Non ne stanchiamo.
Vi stancate più come mi sentite? O no, signora? Non so come la vedete. È vero, sì. Si stancano. Albino, di qualcosa per rompere queste mie invettive, queste mie catenarie. Cose che ti provocano, capito? Mi provocano. Ti provocano. Mi provocano. Ha cambiato accento, urno, tazzo. Vabbè. No, guarda che dici qua. Io mi domando come devo fare in televisione senza Albino. No, sì, è vero, è vero. Se manca Albino, io. Pur non dico niente. Io purtroppo. Pur che non dico niente. Sì, ma non c'è dubbio. Io se manca Albino. È la figura. Farò ad horas. Ad horas. Lo sai che vuol dire ad horas, no? Dato che dice ad horas. Tu fa ad horas, se manca te. Io ad horas. Allora, che fa ad horas? Che ti manca pur tu che fa? No, guarda che c'è. Significa, ad ora significa subito, nell'immediato, eccetera. Presenterò una lettera di dimissione all'editore. All'editore, sì. Eh? Ma che vuol dire? Che vuol dire Pasquale De Santo che scrive questo coso? Buon giovedì 2 settembre è privata la data. È privata! E già mua bene! È arrivata l'Atari con 17 euro in più a confronto del 2020. Che vuol dire? Che vuol dire? Ha ragione. Ha ragione, ma chi è? Ha ragione Pasquale. Pasquale che bua. È arrivata l'Atari, in effetti è arrivata, però ho notato che sono arrivati i bollettini con, mi pare, 4 rate. Quattro rate, domenica conferma. Atari. Atari, che è? Non è una parola scostumata. Lo sai che non è scostumata, ma che è? A me non mi arriva, non c'entro io non c'entro. No, tu con l'Atari no. Perché tu sei Luigi della Catena Bianca. E allora, comunque quello dovesse arrivare pure a dirlo. Non è arrivata ancora. No. Ma che lei è stata aria questa vera? No. Una tazza. È una tazza. Già la mia. Sì, che poi. C'è da dire questo, sì. In effetti è vero, ha ricordato. Intanto la prima rata è scaduta a luglio. No. A noi hanno arrivato, a tutti quanti stanno via via, stanno arrivando mo. E stiamo già al mese di settembre. Però la prima scade a luglio. Ecco, vede. Anche questo, no? Buongiorno! Angelina è apparsa! Angelina. Dato che l'abbiamo sempre qua, in diretta. Mo è apparsa alla volta e ci ha fatto un saluto un po'. Allora, stavo dicendo, il fatto dell'Atari, mo io, per carità, sono stato nel comune più di 30 anni, non è che posso parlare male dei dipendenti, cose, eccetera, però santi Dio ai dirigenti che sono miei amici, dico, un po' di muovere sti figuri, no? Non è una cosa seria. Arriva la cosa, uno pia, la pia, pia, e mamma, ma già in apprensione, no? Non guardate a mia, no? Però ci dico, e mamma, ma è come a lui, è un po' che mi fanno, ecco. Cercate di essere seri, no? Perché sti ritardi? Sul ritardo di 60 giorni, dato poco. Ma a me non scrivono, chiediamo scuse che abbiamo sbagliato noi, come a casa, a me hanno mandato i bollettini con ritardo. I bollettini con ritardo. E mi chiedono scuse che abbiamo sbagliato noi. Va. Allora. Capito? Signori miei, comunque non è il caso di preoccuparvi. No. Non vi preoccupate per il pagamento, fate in tempo, ci mancherebbe altro. Che pagati chi le luglio mo non succede niente. Non succede niente. Non vi succede proprio niente. No. Come un fatto ritardo dell'acqua. Non vi devi preoccupare con va tagliano. Non è che vogliono vedere là in notte, mu va tagliano, eccetera. Però l'importante è poi rispondere. Perché te ne puoi domandare, sai? Ma ha paura Giovanni, certe volte. Vuoi mandare la mia educarmi? Da porto calma. Abbiamo educato quelli là. Pensavo che vecchia.
Vabbè, abbiamo un Alexandre Dumas. Chi sa chi è? Una perri. Ah, alla Perandre, allora. Non una per, una per, giusto, una X, una X. È una X, volantino. O c'è lei, o c'è lei. Ha visto la X e la chiama Per, quindi no, Alessandro. Alessandre, se seguiamo il suo ragionamento, Alessandro diventa Ale Perandre. Io ho aiuto Alessandre. Alessandro. Cioè AX è come se usi una S. Sì, sì. No, Alessandro. Alessandro. Dumas. Dumas. Che c'è scritto dopo? Figlio. Perché il padre si chiamava? Dumas. Su questo non c'erano dubbi. Non è che chiamava Pacoso. È grande netto. Perché vuol dire che c'è figlio perché? Che era piccolo. Vabbè, ma tu c'è un mi lasci basito. Ma che vuol dire? Perché Alessandro Dumas hanno specificato figlio perché il papà si chiamava Alessandro Dumas. Aveva lo stesso nome e cognome. Sì, beh, una volta mi tiene il stesso nome e cognome. E che cazzo? Una volta sei se mi ci vede. Ma c'è un bene, cura pure tutti quelli che li tagliano. Che cazzo me ne cazzo me lo presento? Che cazzo? Mi piace sta parte. Ma mo stiamo parlando a che santo di un matto, no? Che c'è la pasta, mo? Già, morbido, dai, già. Ciao Marias, Pasquale De Santo, 182 euro una persona sola, con 80 metri quadrati, ogni anno aumenta. Pasquale, vediamo. E non arriva a Nuvatara. Ogni anno Pasqua ma arriva. Devi. No, non me l'hai mai pagata. No, sempre pagata. Ma che ne è stata che può sapere? Non ho saputo niente. Che c'è la prima volta che mi trovo a dare, che ne è stata? A me non mi arriva, ma mi arriva. Non ci è mai arrivato da dove, ma è un insistere. Non mi è mai arrivato a me. Mamma mia. E non importa ci arriva da tale. È fortunato. Ogni fortunato davvero. Pasqua, in effetti quello che dici è giusto. Perché Pasquale hanno un discorso concreto, no? Per dire, voi non ci potete cercare a uno che vive da solo, no? In un appartamento di 80 metri quadrati, 182 euro all'anno. Ma Adaro sa che lei adora, è la spazzatura. La spazzatura è Adaro, Tony. Chi è se mi sbaglio? È la Tarso. E io non so dare, io faccio a Thanos. A Thanos? No, chi è la Ford? Ford Thanos. Era una macchina bellissima a puntare. A Thanos ha detto un modo. Tarso. Ah, Thanos. Ma non ci capisco. Tassa, Tarso. È l'acronimo Tarso. Tassa, rifiuti solidi urbani, Tarso, mo, dato che ha detto Alessandro Dumas, sto cazzo di aforisma, ci vuol dire? Vabbè, noi stiamo andando, io lo dico. Poi non mi devi dire più stiamo fando. Stiamo facendo. Cazzo, dai, allora. Benedetta Bevilacqua, buongiorno a tutti voi. Benedetta, tu sia Benedetta. Sia benedetta, benedetta, la verità. Benedetta. Maria la mandano in ritardo così poi le persone vanno subito a pagare. Se vanno i presci. Vanno i presci. Vado. Il dovere è ciò che si esige dagli altri. Il dovere è ciò che si... Che si esige. Dov'è? Ma tu non devi arrivare a me quando lo vedi. Ma tu mi hai menzionato, quando ogni solo quello buono. Vai, io non ho detto. Ah, mente concese. Va bene, il dovere è ciò che si esige dagli altri. Avessi morito. Guarda, che significa? Guarda. Che significa? Guarda, posso dire una cosa. È di una fragilità estrema, vuol dire lo stesso aforismo. Allora. Il dovere esige. Il dovere, cioè che esige. No. Il dovere deve... Il dovere di una persona è bello, lo deve fare il dovere di una persona. Il dovere, no, è ciò che no. Deve fare il dovere, deve, che se uno non lo fa,
non lo fa credo, mi piace di degli altri, lo deve fare tu. No. Tu sei capace, tue parole stravolgi mezzo mondo. Il dovere è ciò che si esige dagli altri. Dagli altri noi pretendiamo solo che facciano il proprio dovere. Capito? Padre Giuseppe, buongiorno. Padre Giuseppe, stamattina ci sono i santi di Picciale. Per cortesia, no, dai. Vogliamoci bene. Vogliamoci bene, nostro grande vescovo del nostro, della nostra bellissima città che è da me. Mi è piaciuta una frase, e io mi ci ritrovo molto in quella frase. Vediamo qua. È un'affermazione del commissario prefettizio Priolo, ieri c'è stata l'apertura del festival, come sapete, città difficile e ricca di potenzialità. È una frase fatta, qualcuno direbbe, perché però io mi ci ritrovo, è così, si richiude in questo la nostra città, poi sta a noi cambiare le cose, sì, ma sta a noi, non al sindaco, all'amministratore, a tutti, già, sta a noi cambiare la città, i nostri comportamenti, il nostro modus operandi. Dobbiamo cambiare noi, ma è difficile. Si dice una volta, il lupo cambia il pelo, ma il figlio non lo cambia mai. Sì, Luca, è una cosa che io mi posso purizzare, mo. È bello, guarda. A voi che è bello. E sto scherzando, dai. È bello, non c'è niente da fare. Allora, il vizio, quando c'è il vizio uno. In questi giorni ci sono parecchie manifestazioni. Poi io ne parlo con Giovanni, quando ci sarà Giovanni qua, che a cui essere presenti non è sbagliato. Allora, La Chiesa ricorda, i santi di oggi. Salutiamo a Padre Giuseppe, sempre. A Padre Giuseppe, sempre. A Padre Peppino, a Don Peppino, a Don Peppino, a Don Giuseppe e a Don Pino. Mamma, tutti con Giuseppe. Ieri ho scoperto che c'è anche Don Peppe. Don Peppe. Quindi, come vedete, vai con liscio. Ma su sacerdote, diciamo che l'abbiamo nel cuore di più. Fortunato Buccina si è svegliato, si è stancato stanotte. Lui lavora nella miniera, in una cava. Allora si ricoglie tardo alle 2-3 di notte, picchietta. E adesso si è alzato, ha aperto gli occhi. Noi ti ringraziamo, Fortunato. Ciao Antonio, Vescio, ciao Rosaria. Rosaria Esposito, ciao mia nipote bella, ti voglio bene. Chi è? Rosaria Esposito, mia nipote, sta guardando i video in diretta. Non è che di San Tutto d'Oro, è di Genova. Genovese, però c'ha il sangue calabrese. Perché papà era tutto immune. E la cognata mia era di. Insomma, è nata qua. No, è nata a Genova. A Genova è nata? Sono nata a Genova, sì. Ah. Ed era, sentito a buon anno del cognato mio, aveva 5 anni quando se n'è andato a Genova. Sta viaggio di mondo, è sposo. C'è il capito lento. Tonino, cognato mio, abitava, è nata a Temone, però a 5 anni i genitori sono andati, il papà è andato a lavorare. Quindi quest'Antonio poi ha sposato a Rosaria? No, è il padre, è il padre di questa Rosaria, mia nipote. Ah, e il papà che è morto. Ah, già Esposito, giù. Esposito, capito? Vabbè, mo c'è capito. Però c'è il sangue calabrese. Sì. Mia cognata, moglie di mio, mia sorella, nata da Torre. La Chiesa ricorda. La Chiesa ricorda. Andiamo. Santo Elpidio. Santo Elpidio. Non c'è scritto Santo Elpidio. Epidio, Sant'Elpidio. Ma mi rendete conto? E Sant'Elpidio. Sto facendo una guerra. Sant'Elpidio. Sant'Elpidio, è lì. Sant'Elpidio, Sant'Epidio, Santo. Sant'Elpidio. Oh, santo. Vabbè. Ti mando un bacio. Ma non lo so, Tony, qua c'è, lo devo dire, c'è una B maiuscola.
è una B minuscola, però c'è un punto. Non lo so se si legge Beato Giacomo e Filippo da Foligno. Bravo. Così si legge. Bravo. Poiché ci sono due B, una maiuscola e una minuscola, e visto che sono due santi, possiamo dire Beati, Beati Giacomo e Filippo da Foligno. Bravo, Tony. Dove si trova Foligno? Foligno davvero, mai capisciuto dov'è Foligno. Mai! Foligno, dov'è Foligno? Foligno, si disagio dove è Foligno. La città è Foligno. No, è un cognome. È un cognome, dai. Andiamo a Foligno. No, quale andiamo a Foligno? È un cognome. Ma quando mamma, chi sei un cognome? No, però da Foligno c'è scritto da me. Perché corro tu? Non è Foligno. Poi non ci ragiono, non è che dici di Foligno. Da Foligno. Da Foligno, perché te. Da dove? Da dove? Da quel luogo. Da quel luogo, Come? Da quel luogo, no? Da quel luogo. C'è il complemento. Ma che si trova davvero Foligno da me? No, veramente. Non si trova nessuna parte. Sono io che ho fatto la domanda. Sì, ma io non lo so. Ed esigo. Esigo, vedi, esige. Esigo la risposta. Ma non lo so io dove si trova Foligno. Foligno. Uvecca Antonio Spera. Andiamo a Foligno. Andiamo. Certo che hai indovinato sta cosa. Già. Andiamo a Foligno. Antonio Petruzza, Foligno. E dov'è Foligno? Vicino Roma, Caltanissetta, di altri parte di... Caltanissetta, cioè praticamente vicino Caltanissetta. Caltanissetta. Caltanissetta lo sa dov'è? No. È in Sicilia. E vaffanculo, che cazzo dice a fare, scusa. Caltanissetta, dove è nato mio cognato. Caltanissetta, si trova in Sicilia. I cittadini di Caltanissetta, come si chiamano? Allora, qua dice Lamettini, Nicastresi, Catanzaresi, Reggini, me lo devi dire. Mi spugge, perché quello cognato mio sempre ne parlava, ma però mi spugge. Davvero, dovrei. Che cosa? Come si chiamavano i Catanissetti, come si chiamavano? E non lo so, Caltanissetta, come si chiamano gli abitanti cittadini? Si chiamano Caltanissettesi, come? No, Caletani. Ah? Caletani. Caletani. Pare che i Caletani chiamava. Dottore Vasta. Dottore Vasta! Da domani in poi chiedo scusa il nostro grande Vescovo di Lamezia Terme, ma i santi non li leggo più, le passiamo. E se no, se questi paesi, di cosa li saccio? Nisseni. Nisseni chiamavano. Caltanissetta, Nisseni. Che andiamo parlato con quel cognato mio, però me lo dicevo. Sì, col cognato, figurati, con quel cognato, ho parlato di Nisseni. Ci credete voi? Io sì, no. Abbonato. Allora, Beati, Giacomo e Filippo da Foligno, sto cazzo di Foligno, dove si trova? E che ne sa, cioè, Foligno? Abbiamo parlato di Caltanissetta. Ma come senti che... Dove sei, sta maniera? Hai fatto la Umbria. Ecco, guarda, che ci arrivo il microfono. Ti ha detto, Ah, in Umbria? Sì. Vediamo cosa dice Pasquale De Sando nel merito. Foligno, ci ho soggiornato per lavori nel 2002, bella città dell'Umbria, vicino a Nocera Umbra, zone purtroppo terremotate, fine anni 90. Il lucimento, il luce e la mano, vedi capire? Bella città, però ci sono stati terremoti, cose. Bravo Pasquale. Bravo Pasquale, tutto sa che sta giù. Ma che è laureato, che è? Un laureato. Pasquale è laureato. È un del laureato. Bravo Pasquale. Mammarella mia, io pensavo. Ma Pasquale, ma ti ha trovato una baroncina. Una baroncina. Fammi sapere che ti ha trovato una baroncina. Pharma, cura, natura, benessere. P
Pharma, il centro farmaceutico più grande nella tua città, con ampia scelta di prodotti, con aree interamente dedicate alla puericoltura, alla nutrizione, alla medicina olistica e un'area dedicata a prodotti erboristici. Pharma, farmaci e parafarmaci ad uso umano e veterinario. Pharma, ampio laboratorio per le preparazioni galeniche. Pharma, centro destinato a tutti i tipi di trattamenti estetici. Pharma, lo puoi trovare in via del Progresso 103 alla Mezza Terme, ad orario continuato da lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20:30. Ombrelloni Teloni Cosentino, Diana Dattilo, dal 1938. Arredomare, arredo giardino, tende moschiere, teloni per camion, coperture su misura, gazebo, tende da sole, The Horse e pergole. Ci trovi in via Formidi 13, salita via dei Mille, terzo incrocio a sinistra. Telefono 0968 44 16 75 oppure 333 92 15 650. Guglielmo Store, la Mezza Terme. Da noi puoi trovare caffè in capsule e cialde, caffè in grani, caramelle, liquori, vendita di macchine da caffè incomodato d'uso gratuito. Inoltre gadget Guglielmo e confezioni regalo per tutte le tue occasioni. Guglielmo Store, la Mezza Terme. Ci trovi in pieno centro, su Corso Nomistrano, di fronte alla Madonnina, in uno spazio accogliente dove puoi immergerti nel gusto del caffè che fa centro. Buongiorno da Fabriano. Ah, da Fabriano. Vicino a Mia. Vicino a Mia. A Buzzire una cosa. Si riferisce a Foligno. Vabbè. Fabriano tu ricordi chi è, no? Fabriano. È famosa per che cosa? Fabriano. Fabriano. Quando era mai a scuola tu ha cattato un coso. Fabriano. Andiamo a cattare l'album. E c'era impresso. C'era impresso quasi a fuoco, no? Come si dice, Fabriano, carta Fabriano, super cose. Ricordi gli album di disegno? Di disegno, cioè. Manda atto disegno, almeno non hai fatto un. Ma quello è a casa, saccio fare, solo a casa faccio disegnare. Come, davvero? Come i quaccarini. Davvero? Faccio in questa maniera. Davvero? In questa maniera. Allora, un attimo di pazienza. Ciao Pasquale, un latte ha sbolluto. Sto facendo il caffè. Ecco. Portalo, porto. Guarda, mi pigliassi con te, mi pigliassi con piacere. Porta meno subito che ti aspettiamo, Pasquale. Intanto siamo qua, Antonio ci ha salutato. Sì. Allora, qua abbiamo un foglio. E la casa, come voglio una casa, io sono sognato una casa. Poi. Albino, Albino, allora, io sogno presto. No? Fammi una casa. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, stamattina incominciamo con un piccolo disegno. La casa. Cosa c'è di più familiare di una casa? È una casa. La casa fa la tutto, ti fa... Te fa non prende freddo, non prende acqua, puoi andare al bagno senza che ti venga nessuno. Ecco, là ci metti la capa di nuovo a casa. Cioè, ma a casa, non ci vado a vedere dopo, ma questa non è una casa, questa è una casa chiusa. È una casa, è una Vabbè, casa. E io faccio quello, a casa che faccio? Come Albino disegnerà la casa come agia. Lui non dimenticate. 69 anni fa. Lui non dimenticate che si è... Sì, appiato. No, va benissimo. Poi ci facciamo la porta. Anche la porta c'è. La finestrina. Sta facendo una casa con la porta. La finestrina. Un'altra porta di qua perché poi... No, ma qua c'è il garage, facciamo il garage. E poi facciamo le strisce. Sta facendo... Le tegole. Le tegole, le ceramiere, poi qua ci facciamo il fumo, qua ci facciamo la strada. La strada, guardate con qua. Con i scalini. È il classico disegno che c'è tu. La strada che c'è tu là.
c'è da strada, ma qua non taglio, no? Ma qua non c'è da strada. Ah, c'è da scalinata. È da scalinata, c'è da scalinata. Allora, vediamo qua. Io ovviamente mi alzo perché voglio intanto. È sotto, non c'è fermo, tutto si vede. Ecco qua, questa è la casa che ha fatto il vino. E adesso non lo so se qua si vede. Si vede qua? Sì, sicuro? Sì. Ecco qua. Anche no, io qui okay. Se mi permetti. Ma voglio stimare per il gol. Ma devo mettere la devo mettere la firma. La firma c'è. La firma c'è. Non vuole delega. No, delega la firma. Vabbè. E io ho messo un notografo. Ah, Pasquale De Santo si tratta bene col caffè Borbone. Borbone. Azzo. Pasquale, ma tu mi stai parlando di sto caffè, porta meglio, no? 10 minuti che Antonio c'è Petruzza Fabriana ha vinto un lotto di album da Fabriano. Vabbè, hai capito? Pasquale non riuscirà. Vabbè, leggo l'ultimo santo, che è la stessa cosa. Non lo so se si deve vedere Santissimo Alberto e Vito. Santi va. Santi Alberto e Vito. Alberto? Alberto Benigni. Alberto Benigni. No, sarebbe il fratello di Roberto Benigni. Poi? Alberto Sordi. Alberto Sordi, Alberto Tomba, salutiamo tutti quelli che si chiamano Alberto è il mio cognato. Alberto Gaetano, Alberto, il mio amico. Alberto perché si chiama il cognato di mio fratello Maurizio. Alberto, ti voglio bene. Alberto. Ecco a voi, signore Giovanni Degra. Albino volentieri, però sono a piedi, ho la macchina ricoverata. Ah, mamma mia. In carrozzeria da 4 giorni. Hai visto? Ha avuto un brutto male. Per questo si debbono leggere, Tony, perché si ascolta, hai visto? No, ma lui ha la macchina ricoverata. E non sanno, i medici non hanno capito ancora che cazzo è questa macchina. Buongiorno, la mia presenza è giusto per salutarvi. No, è così, no, va bene così, va benissimo. Però voglio farti una precisazione, Donè, perché mi sono arrivato in privato delle segnalazioni. Tu prima hai parlato della TAR e della TARSU. Tu hai detto, perché tu lo sai benissimo, la TARSU era la tassa di una volta della spazzatura, adesso si chiama TARI. È l'una. No. Lo so che lo sai, Tone, c'è stato. Come l'ha interpretata? Io non l'ho detto tale, per non. Ho capito, ma anche tu lo sai come sono la casa. Guardate, e noi certo capire che. Venite qua in televisione. Che non è facile. No, assistatevi qua. Intanto, evidentemente non capite. Tone, alla casa, no. Stanno sempre tutto. Sì, non è che stanno sempre tutto, la cosa che mi dà fastidio è che mettono spesso, non sempre per la verità, però spesso discussione l'intelligenza degli altri. Rilassatevi. Yeah. Qua è tutta una storia. Rilassatevi. Allora, Tonino, partiamo con i servizi che abbiamo realizzato dei servizi e devo dire. Per esempio, non so se ci sarà sicuramente sul giornale, stamattina ieri è stata presentata la lista per le candidature alle elezioni regionali di Rosario Piccioni. Piccioni in corso con De Magistris, il PD, nel PD avrei ottenuto più voti, dice lui. Il candidato ammette di essere stato contattato da Amalia Bruni e dietro di lei un gruppo dirigente che ha distrutto il centro-sinistra, perciò lui ha scelto la via De Magistris. Avete visto, erano presenti ieri sera Carmelo Nucera, Anna Falcone, Pietro Tarasi e Caterina Neri e Rosario Piccioni davanti alla sede, proprio il punto d'incontro di Rosario. Sì. Perciò insomma
Va bene, più giorni bastano, più abbiamo un quadro più chiaro. Esatto. Più chiaro. Poi nel momento che arriveranno le candidature ufficiali, le liste ufficiali che, delle liste, noi ne parleremo tutti i giorni in par condicio, logicamente su tutti. Ieri è iniziato Trame, caro Tonino. Noi eravamo presenti, c'era tantissima gente e volevo ricordare una nota di servizio, che per poter assistere a Trame seduto sulle poltroncine che ci sono all'interno di Piazza Ardito, non di Piazza Ardito, davanti al chiosco, Piazza San Domenico. Piazza San Domenico, chiedo scusa, c'è bisogno di una prenotazione. E i controlli sono rigidi. Perché sono rigidi? No, perché non vogliono che ci sia persona, per il fatto del Green Pass e dei controlli che ci devono essere per legge. Mi sembra giusto. Ieri sera c'è stata un'enorme partecipazione, state vedendo l'immagine che vi proponiamo. Ieri sera c'è stato il dottor Gratteri, che è stato intervistato da una giornalista di Repubblica, e poi subito dopo a seguire c'è stato Piffi. Ma se fossero in vita Falcone e Borsellino, immagino che salterebbero dalla sedia leggendo il termine improcedibilità, perché vuol dire impedire che il 50% dei processi in appello, dove c'è stata già una condanna in primo grado, si possano celebrare. Quindi penso che rimarrebbero sconcertati, come siamo sconcertati la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori. È ovvio che una forte percentuale di imprenditori, soprattutto nel mondo della ristorazione, degli alberghi, non sono in grado di riaprire o stanno agonizzando, e allora è necessario sicuramente interventi massicci per dare ossigeno legale. Nella realtà ci sarà tanto ossigeno illegale portato dalle mafie, che hanno tanti soldi da investire provenienti dal traffico di cocaina, e quindi è ovvio che ci sarà un aumento del riciclaggio e anche dell'usura. Io amo in modo viscerale questa terra e l'ho dimostrato con la mia coerenza di aver trascorso più di dall'86 che faccio il magistrato in Calabria. Vorrei rimanere ancora, però so che entro 3 anni devo trovarmi un'altra collocazione, perché più di 8 anni non si può stare nella stessa procura. Spero di riuscire a trovare un posto, una collocazione, per poter continuare ad essere utile, per continuare a servire questa regione, perché l'amo, ecco perché spesso ne parlo male, ma sono fiducioso che siamo sulla strada giusta. Tanti risultati li abbiamo ottenuti e sempre più c'è gente che crede in noi. Avrei bisogno di più, però soprattutto il problema, ripeto, è normativo. Io sono molto preoccupato per questa riforma, però lavoriamo, andiamo avanti con gli strumenti, con i mezzi che abbiamo. A proposito di Trame, volevo ricordare che noi proponiamo in questi giorni tutte le partecipazioni a Trame dei vari ospiti che ci sono, perciò vedrete integralmente tutti i servizi o tutte le interviste che verranno fatte sul palcoscenico di Trame. Comunque Trame merita di essere seguita, perché, ripeto, è una manifestazione, chiamiamolo così, un festival, chiamiamolo così, che merita di essere, voglio dire, al centro dell'attenzione, soprattutto in questo periodo. E state tranquilli, che per la ricca partecipazione che c'è, saremo su tutti i giornali più importanti e le riviste più importanti. È importante poi dare anche una rilevanza mediatica a questi eventi. In termini positivi. Esatto. Tonino, ieri ci sono andata per farti un favore, però già mi aveva anticipato. Ero andata a ritirare il tuo pass nell'ufficio stampa del Trame e mi è già venuto lui. Sì. Io l'ho andato anche per te. La ringrazio. Prego, si figuri. E poi mi hanno chiesto, ma non risulta Albino? Non me l'hanno detto davvero, ma Albino, non glielo avete fatto il pass?
Tony, questo è il compito tuo, non certo mio, so. Io non potevo... Devo fare una formale protesta. È mancato con Albino tu però. Una... Devo presentare una formale protesta con gli organizzatori, che stai dicendo? Però in questo caso Albino protesta con te. Perché chi protesta? Pure non ti ha detto niente. No, no, aggrumiato come si suol dire. Vabbè, stiamo scherzando, logicamente torniamo alle notizie, Tony. Sono... Vedete qua, ecco, c'è una cosa che io apprezzo. Io, sapete che sono molto critico nei confronti del Comune, però, dato che voi sapete che ieri, giorno 1, è iniziata la caccia, quindi l'attività venatoria, il Comune non ha consegnato il tesserino. Quindi c'è una protesta molto vibrata. Alla Mezza Terme sono circa 300 i cacciatori che non potranno esercitare l'attività venatoria, e sono contento io. Amici cacciatori, se io essere onesto, anche se qualcuno non è d'accordo o più di qualcuno non è d'accordo, sono contento che questo sbaglio, questo disservizio che c'è stato, un po' di sparare a destra e a manca, quindi ogni contento. Su questo io condivido in pieno quello che dice Tonino. Ma per quanto riguarda poi la caccia è una cosa aperta, andiamo all'articolo cosa dice. Io ieri ho avuto modo, perché mi sono arrivati parecchie reclami di cacciatori che non hanno avuto il tesserino per poter esercitare la caccia in quest'anno, ma signore, e se lo sono preso con un dipendente. Sì, però un comune non ha consegnato in tempo. Vi dico, a me mi è stato detto, perché ho chiamato al comune, mi sono interessato personalmente, che a fare questa, a sbrigare questa pratica c'è solo una persona sola, e per fare questi tesserini una persona sola è impossibile farlo in un giorno, caro Tony, e presentarli alla regione. Comunque guardate qua, dico ai cacciatori, però potete evitare muoia da caccia. Volevo dire che la caccia non è uno sport. La caccia non è uno sport. È uccidere la natura. Voi cercate, magari qualcuno di voi cercherà di convincermi, ma guarda così colà. Certo, ci sono dei cacciatori che sono molto, molto rispettosi dell'habitat, cose eccetera, però... Cioè, scusa, Tony, ti posso... Però sparare a Nagilluzzo, di stamane capi, guarda, parola cacciatore. Sul ramo... Capi più. Tony, scusa, parola cacciatore, cacciare... animale, uccelli, qualsiasi tipo di animale, tu distruggi la natura, distruggi, hai capito? Giova, adesso stiamo tutti quanti, negli ultimi anni stiamo acquisendo tutti quanti una cultura ambientalista eccetera. Sì, però se no a caccia, sì, a caccia io praticamente aiuto con amici. Però adesso caccia, si parla di, però adesso si parla di estinzione. Si parla di estinzione adesso. Degli animali, delle cose. Sì, ho capito. Intanto una volta abbiamo l'urgenza di Giulio, Cardello su Giulio, non di piano 1. Cosa vuol dire questo? Che non c'è più, diciamo, gli uccelli di una volta. Ma si sta acquisendo un'altra mentalità. Io sono contro la caccia, ma contro, anche con le armi. Ci sono degli interessi abbastanza consolidati, no? Di milioni. Perché a retà caccia c'è il fucile, c'è la cartuccia, c'è la divisa, c'è l'abbigliamento. Però perdono la vita gli uccelli, o animali, diciamo, che girano, che fanno parte poi del nostro sistema. È chiaro che il noi, sistema sta andando a forza. È chiaro che noi. Va bene. È una nostra questa cosa. Vabbè, certo, un'opinione nostra. Il bue. Allora Albino è stato cacciatore, gli ha cacciati certi. Allora vieni qua Albino, perché cacciano le altre. No, questo lo dobbiamo. Sui cacciatori, Albino spiega. Io sono d'accordo con Tonino e Giovanni, che la caccia. Però la caccia. Amo detto, tu hai detto un'altra cosa, tu hai detto che sei cacciatore. Io non vorrei. Però io sono stato pure io cacciatore. Spiega. Però mi hanno fatto il permesso, ho avuto il permesso della caccia però. E avere il fucile. E sono andato un giorno a caccia, non trovo come ammazzava io stesso, l'avessi volato, che l'erba umida, e dopo non c'è aiuto giù, mi hai venduto pure un giro. Ah, perché ti hai raccattato pure un giro? Sì, ho pagato 300, mi valeva. Beh, dopo. Che volete? Sopra a posto.
Sovrapposto. Che cos'è il sovrapposto? Mi spiego. Due canne, uno palazzo. Solo tu ti potevi avere uno sovrapposto. Beh. Sì, ho capito, ma in genere. A due canne. Si chiamano a due canne. Doppietto. Sovrapposto. Sono uno come ti sono potuto. Perché tu quando il cacciatore. Gente ce n'ha. Una gilluzza. Gente, sono peggio che lo prego, e faccio con peggio con la seconda, capito? Che va sempre diretto. Vabbè. Però la caccia, la caccia c'ha meno o meno, senza esagerazione, oltre 100 anni. No. Di no. Più. La caccia tiene il quando la terra ha incominciato a vedere persone, c'è la caccia. Come c'è la pesca, Yeah. Andiamo avanti, Tone. Curuilla e la caccia, Puzzella. Tone, Albino ha tante cose. Albino ha fatto tutto. Sì. Ha provate tutte. Poi. Emergenza rifiuti. Francesco Bevilacqua. Ah, Antonello Bevilacqua, chiedo scusa. Bonificata la zona del Parco Tossi Comune, sapete dov'è, no? Via le lastre di Eternit nell'area trekking. Da tempo era stata denunciata la presenza di una discarica fai da te. Ci sono le foto sul quotidiano e sinceramente piange il cuore, no? Voi conoscete il parco, è meraviglioso, no? Però questo qualche pezzo di merda non ha trovato nulla di meglio che lasciare queste lastre di Eternit, tanto è lui che ci indevuti. Poi c'è quest'articolo assegnato alcune aree verdi, se ne occuperanno i privati. Manutenzione di rotatori e aiuole. Questa è una bella iniziativa che noi abbiamo sempre sposato con Tonino, che le aiuole e le rotatorie vengono gestite da alcune aziende. In cambio c'è solo la manutenzione delle aiuole, la pulizia delle aiuole. Hanno permesso e anche, si vede anche il risultato, sì, si vede il risultato e giustamente per riconoscimento a questa pulizia che fanno queste aziende private viene affisso un cartello dove si pubblicizza la propria azienda sempre nelle norme stradali. Ma voglio dire e questo è bellissimo, persona c'è una lira, un comune e queste zone, queste piccole aree verdi saranno sempre curate, non tentate. Allora, voi sapete che il compare Oliverio pare che si presenta pure, come mi pare, e poi Maria non può stare perché si aiuta a fare un attack e lui mi dice, ci ha detto che su un pan, una volta su un sassetto là al consiglio regionale facciamoci resta. Quindi lui per l'ennesima volta si presenta, cioè praticamente ha fatto tutto, un sindaco, un presidente della provincia, un parlamentare, un presidente della regione, un presidente di un Borgo Rosso Club, un sindaco di San Giovanni in Fiore. Non ci manca niente, no. Oliver, Mario, e il ricoglio della casa è stato quello nipote tua. Ce l'ha tutto medica, capito? Allora. A proposito, per quanto riguarda le nascite a scotto, voi sapete che questo processo per la verità sta camminando a luci spente e questo è un fatto che a me non è mai piaciuto per la verità, perché si sta tenendo uno dei processi più importanti della storia giudiziaria italiana. Stiamo parlando dell''Ndrangheta e c'è stato questo, diciamo, ping pong che ha tenuto in apprensione, eccetera. Vale a dire che Stagliano, l'avvocato Stagliano, dato che Pittelli, voi sapete che è il difensore di Pittelli, sto parlando, Pittelli lo conoscete tutti quanti, che purtroppo è impelagato in questo processo, hanno dato le notizie ai giornali, così cioè, Stagliano ha detto, e come? E che facciamo qua? E quindi ha detto, vabbè, vuol dire che non ti difendo più. Mo invece Pittelli
lo ha rinominato e pare che abbia chiesto scusa, eccetera, eccetera. Bene, chiudiamo questa rassegna stampa con una notizia di sport. Il Lamezia, FC Lamezia, si rinforza con Sirignano e Fois. Domani la presentazione della squadra e madrina della serata Elisabetta Grigoraci. Ricordo che sarà l'evento sarà presso il piazzale antistante la chiesa di San Benedetto, dove verrà presentata la squadra. Vi ricordo che poi sabato sera alle ore 18 al Guido di Porto ci sarà l'amichevole tra la Regina e l'FC Lamezia. Guardate qua, sui social c'è questo fatto di Elisabetta Gregoraccia. E ci sono un sacco di voi che vi state allenando a delle frasi sessiste, a delle frasi volgari nei confronti di questa nostra corregionale, la Calabrese come a noi, che fa il suo lavoro. C'è saputo fare. Madrina, hanno ritenuto chiamarla, è giusto, per dare un po' di vivacità, un po' di colore a questa manifestazione. Come tutte le cose. Che cazzo sono questo linguaggio volgare nei confronti di questa ragazza qua? Ma dico, chi cazzo siete voi? Ma chi siete voi? Cantavite più tutti. A mattina, quando ne siete, una sbirciatina allo specchio, ma vi sputate in tacci, non sarebbe male. Quali profumo? Profumi che? Vergognatevi tutti. Veramente. Bene, Donè, secondo me questa è l'ignoranza che parla, Donè. Lo so, però... ignoranza, secondo me, non bisogna neanche dare spazio. Ma tu devi leggerli. Sì, meno li leggo perché su Facebook non ci non sono. Non ce l'hai, ma devi leggere, fanno schifo. No, veramente vergognoso. Vogliamoci ciao a tutti, bene. Vi lasciamo al nostro artista, protagonista, attore, cantastorie, il nostro Albino Ambrosio. Ah, scusa, prego, se intervengo. Spesso la via che intitoleranno al professore maestro d'arte Conte, in quale parte della città sarà questa nuova via? Un tuo dico, informati. Mario, abbiamo anche Caterina D'Arto e Mario De Grazia. Ciao Mario! Ciao Mario, te sei perso. Ci vediamo domani e poi Albino Ambrosio. Vai Albinuccio! Ti sei perso. Lo guardo in dall'acqua lontana, hai visto la mia pelle che lavava. L'hai vista sola, sola, lontana, quella sposa che volevo ci parlare. Ti voglio bene, amore mio, a me tu dia e mi dice, di chi tu guardo, che io vista sia, che sei rimasta in cuore mio. Tu che tu guardo quando lontana, tu mi arrompasto meglio un peccatore, la via regalata più d'oro, con le mie mani molto mia via, io dai ho visto e non ti dissi niente, che lo pigliasti e non ti fu contenta, io dai ho visto e non ti dissi niente, che lo pigliasti e non ti fu contenta. Maccatoro io me lo pigliai, lo tengo conservato in tasto cuore, e questo è degno di un nostro amore, perché ci riamasti un mio nome. Signorinella, signorinella mia, io non mi posso mai scordare via, di chi tu guardo, caio questa via, che sei rimasta in cuore. Signorinella, signorinella mia, io non ti faccio mai scordare via, di chi tu guardo, caio questa via.
dentro cuore mio. Grazie Domenico. E cominciamo a fare i saluti, cominciamo a salutare il nostro amico Felice, quello che c'è dai giornali tutte le mattine, sua moglie, i suoi figli e le sue bellissime due nipotine. Poi salutiamo Asbeva, la piccolina, la bella ragazzina Vega, piccolo Gioele, che sarebbe il nipote del mio amico. Qua ce l'ho davanti, Domenico. Saluto i nonni, papà e mamma. E piccolo Gabriele, che è giusto che lo dobbiamo salutare, il nipote del nostro amico Gino, di Spera. Io vi saluto, mi stanno dicendo taglia che è tardi, io vi saluto, ci vediamo sempre di volo domani mattina. Ciao, 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 ciao a tutti. Bravo, grazie.